Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Bentrovati su Globus Radio Station, Antonella Guglielmino e Ania Nicolosi. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, finalmente sono ritornata, diciamo, alla coppia certo. Tradizionale, io e te, te e io. Ma sono così, vuoi fare, scusa. Sì, perché ho provato diversi partner. Ci sono partner. Delle trasgressioni, però poi sempre io e tu, quindi. Ho provato diversi partner certo, ma ultimamente. Ti arricchisce professionalmente, sai? Ecco. Sì. Ma senti, c'è caldo. Un pochino, tanto, nonostante l'aria condizionata. E quindi noi che siamo la città di Catania, che è sul mare, quando c'è molto caldo, dove va? A Nicolosi! No. Dove vuoi che a prendere fresco a Nicolosi! Un po' di fresco, cavolo! Ecco, benissimo. E senti, ma ti piace leggere, no? Direi, altrimenti ecco. non sarei qui. Benissimo. E ma in particolar modo, guarda... Ecco. Cioè, mi piace leggere i gialli. Wow, belli. Allora, pensa oggi, che combinazione. Oggi è la puntata perfetta perché oggi i nostri ospiti sono il sindaco di Nicolosi, Nino Borzì. Grazie di essere nuovamente qui con noi. Buongiorno. Il nostro amico Salvo Fallica. Cari ciao. Saluti. E poi la nostra amica Stefania Laudani. Grazie di essere tornata nuovamente. Grazie a voi, buongiorno. Allora, tu devi sapere che Nicolosi, siccome è un paese, è un piccolo paese, non è grandissimo, però è vivo culturalmente da impazzire. Anche quest'anno sta ospitando la quinta edizione di Etna in Giallo. Ma infatti a me sembra quasi un déjà vu. Sì, anche a me. Perché... No, manca Barbara Messina. Ah, ecco, vero. Manca Barbara. Però, dico, quasi un anno fa ci ritrovavamo comunque qui a parlare. E infatti. Allora, innanzitutto partiamo prima con Salvo. Quinta edizione di Etna in Giallo. Quanto tempo ci ha messo? Perché ho visto che c'è un programma molto nutrito. E sì, quest'anno abbiamo iniziato a lavorare ad Etna in Giallo assieme a Stefania Laudani e ovviamente certo, con la che super, ricordiamo che è l'assessora alla cultura ecco, del comune di Nicolosi certo. Con la supervisione organizzativa del sindaco di Nicolosi Nino Borzì abbiamo iniziato a lavorare anzitempo e in realtà quest'anno diciamo abbiamo il programma già pronto e l'abbiamo annunciato, anzi gli organizzatori l'hanno annunciato, io sono solo il coordinatore culturale, l'hanno annunciato oggi nella conferenza stampa dell'intero evento che loro organizzano Stelle e Lapilli sì. E su questo ovviamente lascio la parola a loro, però certo. Per quanto riguarda Etna in Giallo e poi ne parleremo durante la trasmissione, lo spirito è sempre quello, il dialogo con gli scrittori, gli intellettuali e accanto a loro i critici il letterari. Il primo appuntamento inediti. Si svolge? Il primo appuntamento inizia presto, di solito iniziamo fine luglio, agosto, siamo arrivati sino a settembre, quest'anno è tutto spostato diciamo nel tempo con un anticipo e l'anticipo sarà 19 luglio, quindi fra pochi giorni, domenica alle 20:30 al Parco Ai Pini, non vorrei sbagliarmi, ma è al Parco sì, Ai Pini sì. Perché di solito lo facciamo in piazza, ma per quanto riguarda il primo evento, ovvero l'inaugurazione, è in un luogo altrettanto bello, molto spettacolare anche dal punto di vista scenografico, che è il Parco Poi Ai Pini, bene, che scusami. È vicino alla Forestale, certo. Da non confondere con lo spazio che c'è più avanti. No, ho imparato tecnicamente a conoscere bravo, Nicolosi. Ti daranno la cittadinanza onoraria, io lo so, vero sindaco? Stanno lavorando per questo. E senti, il primo scrittore che sarà presente il 19 è? E il 19 luglio ci sarà lo scrittore Davide Camarrone, quindi il nostro, che, nostro esatto, collega. Che è un collega giornalista Rai ed è ovviamente invitato nel suo ruolo specifico di scrittore giallista e oltre ai suoi romanzi gialli parleremo di Lampedusa, scritto e pronunciato proprio in questo modo ed è il legame che abbiamo pensato perché Nicolosi è sempre attenta alla cultura legata all'attualità, Etna in Giallo lo è altrettanto e con questo spirito abbiamo pensato di legare letteratura, giallo e migranti, cioè dare all'inaugurazione un tema forte che era quello di un argomento che interessa la Sicilia, il Mediterraneo, l'Europa e l'intero mondo che è quello dell'immigrazione, è affrontato come Sicilia, terra di cultura e diciamo è terra di accoglienza e in questo senso il sindaco e l'assessore diciamo
diciamo, hanno spinto molto affinché ci fosse anche il legame con questa con questo tema. L'anno scorso proprio a Nicolosi Antonio Presti, che non ci potrà essere, ma io spero che come critico letterario inedito verrà in altri eventi, avrebbe voluto esserci ma era stato invitato anticipatamente, e l'anno scorso aveva detto che vuole realizzare a Nicolosi proprio un luogo di incontro delle culture internazionali. Su questo però io non mi posso pronunciare perché è argomento del sindaco e dell'assessore. Certo, e ora ti puoi stoppare. E io già mi sono auto e ora stoppati, sindaco. E allora, questo comune di Nicolosi, che è appunto, ricordiamo, un comune pedemontano vicino l'Etna, la porta dell'Etna, la porta dell'Etna, paese meraviglioso, sta organizzando anche, mi sono anche incartata, Selle la Pilli. Sì. Cos'è questa manifestazione, che non è una manifestazione, un grosso contenitore? Sì, un cartellone estivo, in pratica, suddiviso in tante sezioni. Abbiamo Etna in giallo, che è chiaramente uno dei fiori all'occhiello. Assieme a questo abbiamo musica, arte, cultura, sport, tante sezioni che riguardano anche le varie fasce d'età. Partiamo dai bambini con il mondo dei piccoli, ma anche le persone più avanti con l'età, con le delle serate danzanti. Ma poi parliamo anche di Vulcano, perché non si può fare a meno di parlare di Vulcano a Nicolosi, con la sezione di vulcanica e all'interno del museo vulcanologico che inaugureremo in questi giorni a Nicolosi. E quindi ci saranno diciamo spettacoli per tutti i gusti, per tutte le persone. Tra l'altro avete portato il programma e sono più di 11 pagine, cioè è una da cosa paura. Proprio, sì, proprio è una, da paura. Una cosa striminzita. E infatti le volevo fare una domanda un po' cattiva. Ma in tempo di tagli, di comuni che hanno la cinta dei pantaloni stretta, strettissima per una serie di eventi, insomma, che stanno succedendo nella regione siciliana, come riuscite? Cioè il comune è un comune virtuoso allora? È un comune virtuoso comunque. Poi comunque vada, sarà un successo, abbiamo capito. Poi abbiamo una grande fortuna, una collaborazione degli operatori economici del nostro territorio, perché le risorse che mette a disposizione il comune rispetto al programma così come è strutturato sono davvero poche rispetto, ripeto, al programma. Molte iniziative sono direttamente promosse dagli operatori economici e molte altre iniziative sono fatte quasi a costo zero, perché sembra assurdo, ma oggi ci riusciamo anche a fare queste cose. E avere gli sponsor è un'altra cosa interessante per il comune, riusciamo a metterlo in campo con pochissime risorse pubbliche. Ma allora, con poche risorse. Questo è bello, perché allora la sinergia tra i vari enti esiste, può esserci. Sì, può esserci assolutamente. Abbiamo una grande collaborazione anche con altri enti istituzionali, il Parco dell'Etna, ma l'azienda Foresta e Demaniale, che ci collabora sotto forma di aiuto operativo. Ma assieme a questo il distretto turistico Taormina Etna, assieme a questi altri enti, ma soprattutto, ripeto, gli operatori economici. La classe imprenditoriale del nostro comune è molto attenta, molto sveglia e ci supporta in un modo anche perché, insomma, è una cosa intelligente, perché alla fine poi comunque c'è un ritorno economico, anche di certo. Turismo, di economico, quindi cioè alla fine si sa è che una, insomma, cosa intelligente Nicolosi è anche terra di tantissime attività nel settore della ristorazione. Chiaramente la presenza e l'affluenza importante di turisti, villeggianti, visitatori è anche una cosa importante anche per loro. Certo, per questo motivo ci collaborano anche. E invece Stefania, ce lo spieghi un po' questo 11 pagine di... No, allora io innanzitutto, per allacciarmi con quello che diceva il sindaco, c'è proprio una sezione speciale all'interno del nostro programma che si chiama Le strade del gusto. La maggior parte proprio delle offerte musicali, ma anche degli eventi, sono veramente frutto di questa partnership con gli operatori e gli esercenti locali. Questa collaborazione culmina con la serata, una delle serate più importanti, che è Etna Glamour. Sì. Che viene fatta sì sicuramente all'amministrazione comunale, ma in collaborazione con i nostri commercianti. Quindi queste 11 pagine sono frutto sicuramente di un intenso lavoro, di iniziative di vario tipo, di diverse offerte, comunque senza mai dimenticare quella che è la qualità, perché noi ci teniamo chiaramente ad avere un'alta, altissima qualità e variegare le offerte. In questo programma c'è tutto per tutti, questo dicevo. È tutto per tutti. Tra l'altro vedevo che interessa un po' tutto il paese, perché le attività, diciamo, comunque tutti gli eventi sono dislocati un po'
in giro per il paese in modo da interessare praticamente tutti. Non solo in giro per il paese, cioè proprio noi abbiamo utilizzato tutti i siti di interesse, Nicolosi, Nicolosi Nord, Rifugio Sapienza. Quest'anno stiamo proponendo la Cava Asero, che è un sito, è una cava dismessa. Di pietra lavica, che adesso chiaramente ha finito, cioè dove adesso hanno finito la lavorazione, ed è un sito bellissimo. Tra l'altro, noi abbiamo avuto il maestro Presti che è stato a visitarlo e aveva già ideato qualcosa. E com'è che la sfrutterete questa? La sfrutteremo per un concerto di musica classica. Le avremo un pianoforte, un violino e una rassegna di musica classica. Abbiamo chiamato Suoni Vulcanici. E avremo lì un concerto di musica classica al tramonto. Un altro concerto di questi sarà al Rifugio Sapienza e un altro ancora in un'altra area suggestiva, che è Monti Rossi. Certo. Un sito che qui noi teniamo in maniera veramente. Certo. Mi ricordo l'anno scorso, purtroppo è stato colpito da un grosso incendio, e quindi veramente un peccato nel cuore. Diciamo il cuore di Nicolosi, che l'anno scorso è andato in fiamme. Noi quest'anno abbiamo fatto anche una bellissima iniziativa dedicata soprattutto ai bambini. Tutta una giornata dedicata a loro di attività all'interno della pineta, e lì chiaramente al nostro sindaco, che è veramente vulcanico, proprio il vulcano sulla giusto per rimanere è venuto in mente, proprio perché lì abbiamo fatto un breve momento di preghiera, al sindaco è venuto in mente di dire facciamo uno dei nostri delle nostre eventi in rassegna direttamente qui. Effettivamente devo dire che la cornice sarà bellissima, certo, sarà molto bella, molto bella. Sindaco, cosa stai dicendo? Sì. Hai avuto un attimo, stai dicendo qualcosa, dai. No, va bene così. Ti sei distratto, ti ho beccato, pazienza, ok. Ma sai, chi legge gialli di solito coglie subito. Allora, invece, Salvo, tu hai fatto una rassegna, cioè hai studiato attentamente gli scrittori, insieme chiaramente al sindaco e all'assessore, gli scrittori che dovevi portare. E oltre il 19, che c'è il nostro collega Davide Camarone, che è della RAI, che è un nostro collega stimatissimo, palermitano. Dopo il 19, quali saranno le altre date? Sì, allora quest'anno c'è anche una novità, sempre concordata con gli organizzatori, perché l'innovazione è sempre stato, come dire, una caratteristica di Etna in Giallo. Dato il successo della sezione speciale Un personaggio si racconta, storie di libri, storie di vita, l'anno scorso abbiamo avuto il presidente dell'UNESCO Italia, Gianni Puglisi, con centinaia di persone fino alle 11:30 di sera per 2 ore e mezzo. Sembrava una cosa surreale, nel senso che vedere tanta gente che ascolta, certo, dialoga ed ascolta, certo, è sempre uno spettacolo bellissimo. Abbiamo pensato di fare accanto alla sezione speciale un altro evento che in pratica mette assieme letteratura, giornalismo e storia, e questo bellissimo sarà quello del 21 agosto. Però prima ti volevo raccontare qual era quello del personaggio si racconta, che ovviamente è piaciuto moltissimo agli organizzatori, che io ringrazio pubblicamente, perché oltre alla visione illuminata, ma questo l'abbiamo già detto altre volte e lo dimostrano i fatti, quindi non è un complimento ma un dato oggettivo, quello di dare un ampio spazio a questi temi, mi lasciano operare in piena autonomia, quindi tutte le mie idee non solo vengono accolte positivamente, vengono sposate, ma c'è uno spirito costruttivo di dire no, ma possiamo fare anche altro. E poi vi racconto un aneddoto sempre in merito all'attivismo mentale di Nino e di Stefania Laudani, e di Nino Borzì e Stefania Laudani. E quindi, per concludere questo passaggio, ci sarà l'11 agosto il Vescovo di Acireale, che è anche il coordinatore della fondazione del Cortile dei Gentili, che è una delle cose intellettuali della Chiesa Cattolica più importanti nel mondo occidentale, certo. E lui collabora con il Cardinal Ravasi. Questa figura intellettuale del nostro territorio, impegnato nel sociale, ha scritto un libro che è un'autobiografia. Al che ho detto è perfetto per la sezione speciale di Etna in Giallo, perché si parte da un libro in cui c'è la tua vita, un libro che ha cambiato la tua vita, e lui parlerà sia dei libri che hanno cambiato la sua vita, sia dell'ispirazione culturale, religiosa, intellettuale, e sia di questa autobiografia, L'infinito nel cuore. Che bello. Quindi, mi piace è anche un po' il titolo, guarda, mi piace anche il titolo, molto bello. Sì, questo è proprio preso spunto dal testo, e su questo c'è stato un lavoro difficilissimo. Certo. Perché il sindaco e l'assessore si sono sforzati di trovare la data migliore che confliggeva
con delle feste importanti religiose, certo, del paese e tutte le altre iniziative. Perché cosa succede in quella data, prego, Nicolosi? Così poi ecco, diamo, sì, ecco, per dare... L'11 agosto, a parte 8, 9, 10, noi abbiamo diversi eventi dislocati sia al centro cittadino, dove abbiamo i festeggiamenti in onore del Santo, sì, Patrono. Per noi comunque sono altre che importanti. Sarebbe il Santo Patrono? Sant'Antonio di Padova. Ah. E quindi il 9 e 10 ci sarà la festa, ma oltre questo chiaramente ci saranno le notti di San Lorenzo sull'Etna, uno degli eventi più attesi, diciamo, dell'estate nicolosita. Ho capito, ma che meraviglia. Allora, siccome noi oggi parliamo di per giallo... Questo no, ma per questo stelle e lapini, certo, capito? Siccome parliamo di giallo... Io non potevo non chiamare al telefono il mio amico Carlo Barbieri, che presenterà sabato insieme a altri due colleghi, che sono Daniele Loporto e Giuliana Avila Di Stefano, il suo ultimo romanzo giallo, che si chiama Il marchio sulle labbra. Ci sei, commissario Mancuso? Ci sei? Carlo Barbieri, pronto? Pronto? Non sentiamo Carlo Barbieri, è caduto Carlo Barbieri, non mi sembra il caso. E vabbè, ragazzi, speriamo che non si sia fatto male. No, decisamente no. E Carlo, tra l'altro, per ora è a Palermo, dove c'è il festino di Santa Rosalia, lo, sì, sapete, no? E quindi lui abita di solito a Roma e ieri è arrivato a Palermo. Carlo, ci sei? Pronto? Carlo. Pronto? Pronto, ciao Carlo! Pronto? Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Io vi ho seguito un pochino, anzi fin dall'inizio. Ah, ecco, dire, bravo! On stream. Sì? Vi sentivo meglio, quindi scusatemi, l'età c'è e quindi magari succede che io non vi senta bene. Assolutamente. Allora. Senti bene. Senti, ascoltami. Il marchio sulle labbra, il tuo nuovo giallo che presenterai qui nella provincia di Catania sabato alle ore 18 la masseria Carminello. Sì, e pare che debba partire domani mattina, perché per arrivare da Palermo a Catania minimo ci vogliono 2 giorni. Non è vero. No. Carlo, con la macchina sì, però con il treno arrivi veloce, ti posso assicurare. No, non vi preoccupate. Non ve la scampate, arrivo. Benissimo, ascoltami, questo nuovo romanzo, allora, sempre Mancuso, e poi, oltre Mancuso, che storia racconti? Chiaramente devi dire e non dire, se no il libro chi se lo compra? Certo, allora, in qualche modo si riallaccia a un problema molto centrale, per cui la Sicilia, e mi è piaciuto sentirlo dire anche a voi, averlo letto anche nelle cose che scrivete, è tornata al centro del Mediterraneo, si è resa conto di essere sempre stata al centro del Mediterraneo, adesso sta succedendo con i migranti, questo era il centro della motivo centrale del giallo precedente, morto con la Zebiba, adesso più prepotentemente che di prima. Questa è una storia un pochettino complessa, perché i delitti vengono da lontano sia nel tempo, perché vengono da qualcosa che è successo 1000 anni fa, ma anche lontani nello spazio, perché ci sono dei collegamenti con altre tragedie dei giorni nostri, non vi dico troppo, però se vedete il sottotitolo è in arabo, quindi non è un caso. Assolutamente quindi, no. Di nuovo ci troviamo davanti a una storia complessa, mi auguro affascinante, a me ha divertito tanto scriverla. Sarà sicuramente dove affascinante. Dove c'è un intreccio di humor anche, di tanta sicilianità, e di fatti lontani nel tempo, ripeto, ma anche che si ripropongono in qualche modo. Non posso dire molto di più. Va bene, allora ci vediamo sabato alle ore 18 a Valverde, in provincia di Catania, la masseria Carminello, e tu ci racconterai qualcosa di più, va bene? Ti do la possibilità di fare i complimenti per le cose che ho sentito, in particolare a Salvo Fallica, che sta facendo una cosa molto bella e che purtroppo non esisteva quando io stavo 11 chilometri sotto Nicolosi, perché ho abitato per qualche anno a Barriera del Bosco. E adesso invece vedo che è un ribollio, anzi è una eruzione, per dire, di cose molto belle. Spero un giorno di essere anch'io vostro ospite. Ma sicuramente venire quando vuole. Va bene Carlo, ok, grazie. Un abbraccio. Alla prossima e subito dopo la chiamata. Un abbraccio. Grazie, ciao. Subito dopo la chiamata invece andiamo con il brano musicale di Claudio Baglione e poi la pubblicità. A dopo. Anche gli apprezzamenti.
Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP. Salvo Fallica oggi niente, è indisciplinato, non è da lui. Tra l'altro mi sono accorta che non può nemmeno partecipare a qualche quiz perché odia le cuffie, quindi le domande niente. Cioè tipo domanda busta numero uno, busta numero lui niente, niente perché non sentirebbe nulla, assolutamente. Odia le cuffie, ce l'ha sul niente, però c'è Etna in giallo, sì. Che è fondamentale in questo bellissimo cartellone organizzato al comune di Nicolosi, Stella e Lapilli. Sindaco, sì. Ma questo comune quanto ti fa penare? Abbastanza, oggi fare il sindaco sicuramente è un'attività molto impegnativa, difficile sì, però è anche un piacere. Certo. Poi dico ancora Nicolosi ancora di più. Quanto tempo impiega la tua amministrazione? Allora, io ho un bimbo piccolo e devo dire che vado nei comuni dove c'è una varietà per i bambini. Il tuo comune che occhio dà ai bambini? Per esempio ai turisti che vengono, ai villeggianti che hanno i bambini, sono tanti. Quindi che occhio dà? Partendo proprio dal programma c'è il mondo dei piccoli, un'attenzione che è proprio il mondo dei piccoli, dove ci sono laboratori creativi, musiche e qualche teatro forse. Sì, addirittura. E quindi l'attenzione anche in estate e poi durante il periodo scolastico, diciamo, facciamo diverse iniziative, cioè soprattutto nel settore ambientale con i ragazzi. Addirittura, fate proprio delle escursioni? L'escursione, sì, abbiamo organizzato quest'anno, lo facciamo ogni anno con i ragazzi che compiono 10 anni. Abbiamo fissato questa data e diciamo li portiamo a visitare alcuni luoghi di Nicolosi, dai Monti Rossi, poi li portiamo a visitare alcuni monumenti che sono legati alla nostra storia, in particolare all'eruzione dell'Etna. Certo. E poi è un sentiero che è particolare, il sentiero del Monte Gemellaro, Monte Concilio, dove ci sono le bocche eruttive del 1886, che è un'eruzione che ha interessato il nostro territorio in modo particolare. Che bello, non lo sapevo. Perché molto poi bello. Vedi cosa succede, che quando c'è la volontà comunque di fare qualcosa, poi i modi li trovi, cioè basta avere un po' di creatività. Ma queste sono cose che non costano nulla praticamente. Appunto, dico, poi alla fine la disponibilità di qualche brava persona, di qualche bravo guida che ci guida e ci illustra bene le cose. Ed è questo, insomma, che caratterizza un po' il vostro comune, no? La vivacità che è un po', interessa un po' tutto. Una vivacità intellettuale, l'arte. Per i bambini, insomma, un po' di tutto. Stefania, no? Tu invece come assessore hai impiegato anche tu molto tempo e quanta fatica? Parecchia fatica, però devo dire che sono davvero soddisfatta. Mi riallaccio a quello che diceva il sindaco. In questo programma è fortissima, sentita la nostra identità culturale. Cioè noi promuoviamo, ci facciamo una grande promozione del nostro territorio, ma partendo soprattutto dalla promozione del territorio stesso. Le iniziative che facciamo con i bambini sono tutte legate proprio alla conoscenza di quelle che sono le nostre risorse, di quella che è la nostra memoria, perché chiaramente qualsiasi popolo senza memoria è un popolo senza storia, quindi non ha neanche un futuro. Certo. Di fatto la maggior parte delle iniziative, al di là di quelle proprio della sezione speciale, il mondo dei piccoli, che chiaramente prevedono iniziative anche rivolte alle famiglie, perché c'è anche prevista una caccia al tesoro con dei premi per tutta la famiglia, dei laboratori teatrali, laboratori didattici, laboratori motori. Bellissime sono le iniziative quando dedichiamo ai bambini, quando facciamo proprio conoscere, scoprire il nostro, aspetti diversi del nostro territorio e i sentieri naturalistici che magari loro da soli non farebbero mai. Ma certo. Mentre in realtà con l'aggregazione dell'amministrazione, che proprio sente forte questa spinta alla conoscenza per la tutela e per l'amore verso il proprio territorio, perché solo in questo modo secondo me si mantiene forte la propria identità di comunità, perché senti, certo, questo quanto è importante l'accoglienza di chi vive a Nicolosi, perché anche questo, ci sono magari delle comunità che mal tollerano l'invasione dello straniero, cioè del turista, mentre quanto è importante la cultura dell'accoglienza in un paese come Nicolosi. È importante rendere soprattutto accessibili quelli che sono i servizi. Allora noi quest'anno abbiamo fatto questa piccola sperimentazione, abbiamo tradotto parte del nostro programma in inglese, su spinta chiaramente sempre del nostro sindaco.
perché devo dire che è lui che ci dà a noi queste indicazioni che devo dire sono veramente lodevoli. Cioè, addirittura mi aveva detto traduciamo tutto il programma. In realtà non è facile tradurre degli eventi che poi magari hanno anche una denominazione in siciliano. Certo. Allora rendiamoli accessibili, sia proprio gli eventi che anche i siti. La maggior parte delle informazioni sono state tradotte, quantomeno in inglese, per rendere loro un servizio di spiegazione, di informazione su quelle che sono le nostre cose. L'accoglienza, che dire, noi ce la mettiamo tutta per rendere, diciamo, per dare dei grandi servizi. A volte non è semplice, però diciamo l'impegno c'è. Quindi comunque c'è un sito che si può consultare, sì, no? Sul nostro sito istituzionale innanzitutto sarà disponibile, scaricabile il PDF del programma, sì. E aggiornalmente viene comunque aggiornato sia sì, mettete tanti fogli e soprattutto sì. Ricordatevi insomma, per l'inchiostro, perché sono 11 pagine 24 in realtà, perché è un doppione 11 11 perché c'è fronte retro, certo, non abbiamo portato la parte chiaramente nel nostro programma non è indicato lì, ma c'è la cartina con tutti i siti dell'evento, chiaramente consultabile. Quest'anno abbiamo inserito l'innovazione del bus navetta, anche lì abbiamo indicato come andare a prendere il bus navetta, che quanto costa sia in italiano che in inglese. Infatti stavo dicendo, ma in tutto questo il parcheggio quanto costa? Scusate, parliamo sindaco. Quest'anno abbiamo fatto, a proposito di accoglienza, questa ulteriore scelta a titolo sperimentale di avviare questo servizio di bus navetta. Facciamo andare a parcheggiare le macchine in una zona più esterna del nostro paese, perché i parcheggi all'interno del paese, seppur sono tanti, non bastano. Non basterebbero. Certo. E quindi dove bisogna andare? Zona artigianale di Nicolosi, saranno opportunamente segnalati in tutti gli ingressi di Nicolosi. E si va a parcheggiare lì, si prende il bus navetta a 1 euro a persona andata e ritorno e si arriva al centro del paese, vengono accompagnati proprio in piazza. Vedi, tra l'altro sono tutti piccoli accorgimenti che voglio dire aiutano. Aiutano la gente, insomma, gli fanno venire voglia, ecco, più che infatti altro, è così. No? Ad un costo comunque irrisorio, perché alla fine veramente semplicemente con 3 fermate, quindi comodamente, e tra l'altro è comodamente consultabile sul sito che sarà affissato. Ci ricordi il sito? Il nostro sito che è del Comune di Nicolosi è www.comune.nicolosi.it. .ct.it. Benissimo, okay? Va bene. Si può scaricare lì e poi eventualmente sul programma noi abbiamo indicato anche gli altri riferimenti dei vari siti, sia dell'Arena Etna, perché quest'anno c'è anche la novità del cinema all'aperto. Che bello. Tutti i giorni c'è un'arena. E dove? Via Calvario. Via Calvario, vicino alla zona del centro congressi. Noi abbiamo un centro congressi alle spalle del. Alle spalle il bar Vitale. Ah, ok. Allora, ora è più chiaro. Guarda, Salvo faceva così. Guardava. Infatti, anche io ho un punto interrogativo. Mi incuriosiva anche cioè, è talmente vasto il programma. Infatti, è enorme. Senti, subito dopo il brano musicale, invece, tu mi dirai chi sono i critici letterari inediti di quest'anno. D'accordo. Andiamo ad ascoltare Fuoco Nero di Antonio Monforte e poi la pubblicità. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP con il sindaco di Nicolosi, Nino Borzì, il nostro collega Salvo Fallica e l'assessore alla cultura del comune di Nicolosi, Stefania Laudani. E ogni Nicolosi. Sì. Capita. Guarda, pensa un po'. Nicolosi. No, discutevamo quando è che loro si prenderanno le ferie. Penso mai. Dicevo, perché in genere in estate, ma no. Il sindaco faceva notare, noi scappa per una settimana, cioè chiude tutti i telefoni del mondo. E tra l'altro ci faceva notare che prima che iniziasse, diciamo, questo mandato, il suo mandato, aveva i capelli neri. Lo posso testimoniare tanti. Poi è cambiato qualcosa. Senti, siccome abbiamo gli ultimi minuti, io voglio sapere chi sono i critici letterari inediti. Chi sono? Sì, allora, molto rapidamente, il 19 luglio con Camarrone su Sicilia, letteratura giallo e migranti, vi saranno come critici letterari inediti l'assessore alla regionale al lavoro, che è invitato come intellettuale giurista, sapete anche stato allievo di Massimo D'Antona, Bruno Caruso, il segretario della CGIL di Catania, Giacomo Rota, il tema è fortemente legato al, diciamo, anche ai temi della solidarietà, e poi abbiamo l'11 agosto assieme al vescovo di Acireale il costituzionalista Tino Carioca
Sola, che solo? In, in, ho capito. Sì, che è una anche firma certo. prestigiosa e che obiettivamente è anche un estimatore di Etna in Giallo, e abbiamo avuto il piacere di averlo come relatore già precedentemente. Ci saranno in questo evento anche altri, ma questa è ancora una sorpresa, infatti non è annunciato nella nota. E poi il 21 agosto è l'altro evento del quale ti accennavo prima, sì. Quello sulla la storia d'Italia vista attraverso la storia del giornalismo, misteri gialli e curiosità della vita delle redazioni. Che ne bello. Discuteremo con il direttore di Sette, il Corriere, scusami, il magazine del Corriere della Sera, Pierluigi Vercesi, che ha scritto un libro a mio giudizio bellissimo, edito da Sellerio, così come Camarone scrive sì. per Sellerio. E praticamente in questo libro, dal titolo già curioso, ne ammazza più la penna, storia d'Italia vista attraverso la vita delle redazioni, e non solo i grandi giornalisti che hanno fatto, diciamo, la storia, ma anche la vita, le grandezze e le meschinità del mondo giornalistico. È un libro veramente molto bello, e naturalmente era nato come idea anche di storie di personaggi e quindi storie di libri, storie di vita, ma in realtà si lega perfettamente al giallo, perché ricostruisce dei misteri in maniera splendida, tra cui anche forse il primo scoop della storia, un giornalista che si imbarcò con Napoleone che andava diciamo nell'esilio prigione. Affascinante, un libro che come tutti gli altri libri consiglio la lettura. Salvo. E qui come critici letterari inediti ci dovrebbero essere il rettore di Catania, che è un economista ma viene nelle vesti inedite certo. di critico letterario, e un altro bravissimo intellettuale, l'antropologo Mario Bolognari, ex come sindaco no. di Taormina e ora direttore della facoltà di civiltà antiche e moderne dell'Ateneo di Messina. Ecco, cioè... riflettevo mentre lui parlava, adesso capisco perché lui ha una mente diabolica, perché certo. gli piacciono certo. i gialli, perché così, cioè dico, ma dove li va a pescare? Cioè è uno studio. Cioè io non lo so, è veramente, e lo guardavo. E anche lui mi pare che dialetticamente non sia portato. No, sicuramente. Per farlo smettere di parlare bisogna ucciderlo. Però, Stefania, vabbè. Invece per la musica ci sarà una serata particolare. Ricordiamo con chi? Mario Incudine, il 24 di agosto. Ecco. Noi avremo tre serate speciali, 22, 23 e 24, appuntamenti vulcanici, 22 e Etna Glamour. Quindi agosto. Brand Nino Borzì, vulcanici. Brand Nino Borzì, sì, ecco. Diciamo che lo può ecco. coniare già. Ecco. E 23 avremo Sicilia Festival, un tour, un format nuovo di primo evento, e il 24 Mario Incudine. Quindi che meraviglia. Dire... Allora abbiamo gli ultimi 38 secondi. L'ultima battuta, sindaco. Per ricordare che c'è l'Avica, che è un'altra sì. importante sì. iniziativa che facciamo dal 5 al 23 agosto, sempre in Piazza Vittorio Emanuele. Il principe di questa iniziativa è Barbaro Messina con la sua pietra lavica ceramizzata. Quest'anno ripartiremo. Paternese come me, lui, va bene. che oggi ci manca. Si trova a Città Sant'Angelo, il nostro comune gemellato, per fare una mostra sulla pietra lavica ceramizzata. Quest'anno ripartiranno i corsi di pietra lavica ceramizzata a Nicolosi con Barbaro Messina. E poi per dire solamente che aspettiamo tantissimi turisti, tantissimi villeggianti, sono i benvenuti a Nicolosi. E allora questo evento Stelle e Lapilli, che è già iniziato, ma gli auguri li posso fare a mio nipote che fa 4 anni, a proposito di cosa criticare, Matteo fa 4 anni, auguri. Allora auguri a Matteo oggi. Quindi, e allora cari ascoltatori, video ascoltatori, sapete, dovete sapere che già dalla scorsa settimana, se mi ricordo male, sino a tutto agosto, ogni sera potete andare a Nicolosi, al sì. comune di Nicolosi, perché ci sarà un evento particolare. Va bene, grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao, grazie a voi. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Radio Ritratto. Sì. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station.